Visita nei quartieri sensibili di Pescara ieri per il presidente della regione Marco Marsilio, accompagnato dal presidente del consiglio regionale Sospiri, l'assessore Liris e il consigliere Testa. Fari puntati sul complesso del ferro di cavallo di Rancitelli, che andrà incontro ad un abbattimento nell'ambito di un'operazione in sinergia tra regione, comune di Pescara e Ater. Secondo quanto riferito dal governatore, entro poche settimane saranno esaurite le procedure di sgombero dello stabile. L'amministrazione comunale, insieme all'Ater, deve terminare lo sgombero degli ultimi alloggi e il trasferimento degli aventi diritto in nuove case, nelle altre case che si sono rese nel frattempo disponibili. E poi c'è il passaggio delle osservazioni a cui deve rispondere l'amministrazione comunale al piano di ricostruzione, perché dal punto di vista urbanistico è l'amministrazione comunale a governare questo passaggio. Io spero che si faccia presto, ma l'amministrazione regionale, insieme all'Ater, sarà vicina, come lo è stata con l'amministrazione comunale e con il sindaco, per fare il più presto possibile. Speriamo già entro l'estate di aver finito di liberare tutti gli alloggi, entro Ferragosto, e poter così dare, non appena il Consiglio Comunale avrà definitivamente approvato il progetto, poter andare a gara e iniziare con le opere di demolizione. Il progetto di riqualificazione di Regione Comune Ater punta ad azzerare i 200 appartamenti presenti per poi realizzare 56 unità abitative di minori dimensioni dai 45 ai 60 metri quadrati, uffici pubblici e poi portare servizi per scongiurare l'effetto di mero quartiere dormitorio. Fare un quartiere con un mix funzionale di servizi, di residenze, di case moderne, efficienti, con i balconi, non gli alveari che si sono visti fino ad oggi nelle case popolari, fa davvero la differenza, e faremo un'opera di risanamento come mai si era vista in questa città. In via Lago di Borgiano è stato già aperto il cantiere che porterà all'abbattimento di tre edifici. Il governatore ha poi visitato in via Sacco un laboratorio artistico nel quale sono attivi una trentina di giovani di Villa del Fuoco, tra cui alcuni diversamente abili e due detenuti, i cui manufatti saranno installati nel Parco della Speranza di via Lago di Borgiano.